saluto tutti quelli che ci ascoltano per rivolgere loro un invito a partecipare a questo convegno organizzato da Fondazione Golinelli e dal Ministero dell'Istruzione per fare un po' il punto e pensare al ruolo della scuola e come sarà la scuola dopo la pandemia. Certo, durante questo periodo si sono sviluppate tecnologie e metodologie di colloquio e di insegnamento a distanza, eppure il nostro payoff che dice l'intelligenza di esserci, dà in qualche modo il segno di questo ritrovarsi, perché non basta essere collegati in rete, ma il contatto personale, il di nuovo essere e abitare dei luoghi ci sembra un dato da cui non poter prescindere nel fare scuola. Questo a maggior ragione presso l'Opificio Golinelli, che da sempre ritiene che mettere le mani, opus facere, mettere le mani dentro le cose sia una metodologia di insegnamento e di apprendimento assolutamente non rinviabile. Quindi bentrovati a tutti quelli che si ritroveranno in presenza e naturalmente in questo ritrovarsi in presenza bisogna riannodare alcuni fili della memoria, non solo esserci, ma esserci per preparare il futuro insieme, il che vuol dire ragionare sulle modalità di insegnamento, sul ruolo delle tecnologie che in questo periodo hanno coperto delle lacune, ma non hanno mostrato un sufficiente grado di sviluppo per essere davvero appetibili nella funzione di insegnare e di apprendere, quindi un grande lavoro sulle tecnologie per rendere le tecnologie più alla portata, alla fruizione e anche alla dimensione della giocosità che nell'apprendere deve avere un ruolo importante. E poi i luoghi dell'apprendere. La scuola è la costruzione in qualche modo degli edifici che deve far tesoro di questa necessità di ritrovarsi e abitare degli spazi, perché l'essere ridotti ad un non luogo per l'uso della virtualità non è, come dire, un buon viatico per andare dentro ad un futuro dove naturalmente conterà l'apporto e l'uso delle tecnologie, ma questo apporto, questo uso delle tecnologie non dovrà mai dimenticare la cifra di umanità e di creatività della quale siamo portatori e della quale soprattutto sono portatori le nuove generazioni.